Benvenuti alla Digital Concert Hall dei Berliner Philharmoniker che il Goethe-Institut sta portando a Roma in collaborazione con la IUC, la istituzione universitaria dei concerti. Io sono particolarmente felice che siamo qui insieme in questa sala appena ristrutturata del Goethe-Institut via Savoia 15 per registrare questo video. Giovanni Dalò ed io vorremmo invitarvi ai concerti dei Berliner Philharmoniker in questa meravigliosa sala a partire della prossima stagione. Ma oggi vogliamo concludere questo miniciclo digitale che porta i concerti dei Berliner Philharmoniker direttamente al vostro salotto. Oggi è un concerto molto speciale. L'ultimo concerto prima della pausa estiva è un concerto trasmesso di Berlino, ma non dalla Philharmonie, ma dalla Waldbühne all'aperto. E cosa ci porta questo concerto? Prima di dire cosa ci porta, mi fa assolutamente piacere ringraziare il direttore del Goethe-Institut con cui collaboriamo e con cui speriamo di collaborare ancora. Abbiamo molti progetti insieme. Assolutamente. E per quanto riguarda il concerto che ci attende, è l'ultimo concerto, come si diceva, dei Berliner Philharmoniker, un concerto la cui chiave possiamo dire è il divertimento, perché si parla di musica del Novecento americana, si parla di Gershwin, si parla di Bernstein, si parla di musiche da film di John Williams, si parla di un grandissimo direttore, Wayne Marshall, e di uno spettacolare percussionista, Martin Grubinger. Per cui non perdetelo assolutamente e buon divertimento. Buon divertimento. Programma americano, dunque, con tre colonne della storia della musica a stelle e strisce. George Gershwin, Leonard Bernstein e John Williams, rivisto e corretto da Martin Grubinger, poi vedremo come e perché. Abbiamo infatti tre rappresentanti di generazioni diverse, che insieme coprono tutto l'arco del Novecento per arrivare fino ai nostri giorni. L'impaginazione di Wayne Marshall non tiene conto dell'ordine cronologico e accavalla i pezzi, incorniciando il piatto forte, che è la Rapsodia in blu di Gershwin, tra due partiture di Bernstein, i tre episodi di danza da On the Town e la suite sinfonica On the Waterfront. Noi per comodità inizieremo a parlare di Gershwin, il musicista che più efficacemente di tutti ha rappresentato il trait d'union tra la tradizione classica europea e quella americana di matrice jazzistica legata al mondo dei musical. Gershwin, il cui vero nome era Jacob Bruschkin Gershowitz, era nato a New York nel 1898 da una famiglia di immigrati ebrei di origine ucraina e lituana. L'ambiente in cui si trova subito a lavorare è quello dei musical newyorkesi, un'industria musicale a tutti gli effetti, chiamata Tin Pan Alley, che prosperava sì sugli spettacoli, ma soprattutto sulle canzoni, sui dischi e sugli spartiti. Anche Casa Gershwin era a suo modo una ditta formata da George, il musicista, e suo fratello Ira, il paroliere. Le loro canzoni sono oggi degli evergreen. Pensiamo a The Man I Love, I Got Rhythm. Ma Gershwin coltivò per tutta la vita, che purtroppo fu breve, l'ambizione di misurarsi con il grande repertorio classico, e raggiungendo anche in questo campo dei notevoli risultati, con il concerto in Fa, per esempio, o con l'opera Porgy and Bess e naturalmente con Rhapsody in Blue, che risale al 1924. La versione originale è per due pianoforti, poi ne fu realizzata una per pianoforte e big band in vista di una esecuzione con una delle più famose orchestre jazz dell'epoca, quella di Paul Whiteman, che ne affidò l'orchestrazione a Ferd Grofé. Più tardi ne fu realizzata anche una versione per orchestra sinfonica. La Rapsodia in blu è un piccolo grande miracolo in cui la straordinaria invenzione melodica, uno dei tratti caratteristici del genio di Gershwin,
si fonde con straordinaria fluidità con l'anima del blues e con gli stilemi del virtuosismo pianistico classico. Si sentono chiaramente le influenze di Tchaikovsky, di Rachmaninoff, ma senza la loro drammaticità, senza il loro mondo interiore. Il mondo di Gershwin è quello del grande sogno americano, quello dei film di Fred Astaire, quello del grande Gatsby, ma con il lieto fine. Gershwin chiede proprio all'ascoltatore di abbandonarsi all'ascolto e lo fa fin dall'inizio con un incipit a dir poco straordinario. Un trillo del clarinetto che si trasforma in una scala cromatica ascendente sempre più veloce fino a liquefarsi in un glissando che ci trasporta in un mondo dove i problemi della vita reale restano fuori. Un sogno. E come definire se non sognante anche il tema cantabile che ascoltiamo al centro della rapsodia. Su tutto questo il pianoforte gioca con la melodia, gioca con i ritmi, con le sincopi, con i moltissimi passi di bravura che Gershwin confeziona da par suo, visto che lui stesso era un eccellente pianista. Al mondo del musical appartiene anche On the Town di Leonard Bernstein, anche se qui siamo nel 1944. È una differenza non da poco, c'è una guerra in corso e anche il musical sta cambiando, sta perdendo quella sua aura ottimistica e sarà proprio Bernstein a portarlo a una svolta drammatica più tardi con West Side Story. Leonard Bernstein ha molte cose in comune con Gershwin. Come lui è un americano di origine ebraica, discendente da una famiglia di immigrati, nel suo caso polacchi, e come Gershwin ha frequentato gli ambienti del musical. Ma quando ci riferiamo a Leonard Bernstein ci sovviene soprattutto la sua straordinaria figura di direttore d'orchestra, uno dei più grandi di tutti i tempi. Poco tempo fa, nel 2018, in occasione del centenario, si è tornati a parlare di lui e si è creato un nuovo interesse anche per la sua attività di compositore. Un compositore assolutamente eclettico, dallo stile fresco, dinamico, con il gusto del gioco, il senso dell'umorismo, in cui si riconoscono molteplici influenze da quel repertorio classico che Bernstein conosceva a menadito, da Mozart a Stravinsky, ma con in più una grande attenzione per il linguaggio jazzistico e blues. Ritroviamo questi caratteri anche in On the Town, da cui ascoltiamo Three Dance Episodes, tre episodi danzati, ordinati secondo il tipico schema allegro, adagio, allegro. Great Lover, il Pas de Deux Lonely Town e il caleidoscopico finale Times Square 1944. Nella sua multiforme attività, Bernstein compose anche per il cinema, collaborando con il regista Elia Kazan alle musiche per On the Waterfront, Fronte del Porto, del 1954, un film famosissimo, drammatico, anche duro, che contribuì in maniera determinante a fare di Marlon Brando un'icona del cinema. Il film ottenne un grande successo e si aggiudicò ben 12 Oscar, tra cui anche quello per miglior colonna sonora. Nonostante questi riscontri, On the Waterfront rimase l'unica esperienza cinematografica di Bernstein, il quale poco si adattava a certe esigenze e a certi compromessi artistici che il mondo del cinema richiede, impone. Da questa colonna sonora Bernstein trasse una suite sinfonica in 6 movimenti, in cui ordinò i temi principali del film. E chiudiamo la nostra guida all'ascolto parlando di Percussive Planet. Contrariamente a come viene indicato nel programma,
Per Cassie Planet non è il titolo di una composizione, men che meno una composizione di John Williams, ma il nome di un ensemble creato dal percussionista Martin Grubinger. Un gruppo formato da un ampio set di strumenti a percussione, sostenuto da una big band. Percussive Planet è nato proprio per mettere in evidenza le sensazionali capacità degli strumenti a percussione, per metterli al centro della scena, farli diventare protagonisti, mostrare come possono adattarsi a tanti contesti stilistici e culturali e soprattutto mettere in risalto le doti virtuosistiche di percussionisti come Grubinger e fare spettacolo. Tra i vari programmi che Grubinger ha ideato, ce n'è per l'appunto uno dedicato ai temi da film composti da John Williams. Maestro riconosciuto della musica per il cinema, John Williams non ha certo bisogno di presentazioni e basterebbe solo ricordare il lunghissimo sodalizio con Steven Spielberg o citare titoli come E.T., Indiana Jones, Schindler's List e Star Wars. E proprio i temi della saga di Star Wars, neanche a dirlo, si adattano perfettamente a un progetto che ha scelto di chiamarsi Percussive Planet. Non resta che augurarvi buon ascolto e buon divertimento.